a tutti i nuovi neogovernatori, i neo presidenti di regione, avranno tanto da fare, a tutti gli eletti. L'Italia deve correre, dobbiamo quindi lavorare nell'interesse generale, loro in particolare guardando i bisogni delle comunità territoriali, ma la direzione è chiara, dobbiamo tutti marciare per migliorare il nostro paese. Quindi buon lavoro a tutti. Mi è mancata la spallata che era stata invocata dal centrodestra, che parlava addirittura di 7-0, di Batosta, che si rivolgeva al Presidente della Repubblica per sciogliere le Camere. Il governo ne esce rafforzato e si parla molto in questione di ipotesi rimpasto. Allora, spallata al governo. Beh, io l'avevo dichiarato, stiamo parlando di elezioni, competizioni territoriali, non si sta, i cittadini non saranno chiamati a votare per il governo, per l'operato del governo. Oggi che i risultati possiamo considerare, diciamo, positivi o tutti quanti valutati positivi, non mi sento di dire invece che il governo è rafforzato. Io non la penso così, non cambio idea e vorrei chiarirlo questo. Diciamo che i commentatori sino all'altro giorno, ogni giorno, quasi ogni giorno, mi descrivevano in bilico, ma io non mi sono mai sentito in bilico. Oggi invece molti commentatori mi descrivono inamovibile, ma io non mi sento inamovibile, non ho questo modo di ragionare. Questo modo di ragionare, di intendere la politica, questa impostazione non mi appartiene. Io ritengo, e l'ho detto, che il governo ha un ruolo, ha dei compiti, ha una sfida storica, è chiamato a attuare un progetto molto impegnativo, peraltro c'è un'opportunità incredibile che nessun governo prima ha mai avuto, quello di spendere le risorse cospicue europee, 209 miliardi. Il governo deve avere la possibilità, il dovere, la responsabilità di elaborare i progetti, di attuarli e di portarli a termine. Ed è su questo che deve essere giudicato. Quindi non è un discorso di domani mattina, di dopodomani. Occorre, per fare questo, deve essere un paese serio, dove si fanno discorsi di prospettiva. Per un progetto del genere non si può da domani mattina riniziare bilico, inamovibile, amovibile. Quando attueremo questo progetto, su questo, sulla capacità di elaborare progetti utili per la società, per la nostra comunità nazionale, sulla capacità di attuarli, saremo giudicati. E io l'ho già dichiarato. Se non saremo capaci, sarò io. Non aspetterò neppure che i cittadini possano manifestare delle valutazioni negative. Il governo dovrà andare a casa e ho anche aggiunto con ignominia, perché avremo sprecato un'opportunità storica. Ripeto che a nessun governo mai è stato dato di affrontare e di perseguire. Presidente, il PD esce comunque rafforzato da questa tornata elettorale, tornato sui tempi che sono lucari a partire dal MES, so che lei non vuole ogni volta che senti parlare di MES e modifica dei decreti di sicurezza, adesso diventeranno una priorità per il governo? Guardate, anche prima del voto ci sono state le occasioni in cui ho detto, per quanto riguarda i decreti di sicurezza, assolutamente, al più presto adesso li portiamo. Era un lavoro che avevamo già fatto, avevamo già concordato un testo di modifica, perché noi vogliamo assicurare ai cittadini italiani la sicurezza, ma reale sicurezza. Non è quindi sufficiente ragionare per slogan, porto aperto e porto chiuso. Peraltro con l'emergenza sanitaria avete visto come si complicano anche le cose per quanto riguarda la gestione di questi flussi migratori. Noi abbiamo una visione molto più allargata, interverremo, l'avevamo già detto, nel programma di governo per la modifica dei decreti di sicurezza, per allargare il raggio della sicurezza, della protezione dei nostri cittadini, nel rispetto ovviamente dei migranti, dei loro diritti anche fondamentali, perché sono delle persone, anche a loro c'è un diritto umanitario internazionale che giustamente li protegge sul fondamentale principio di rispetto della persona. E su questo aspetto delle migrazioni ci sono due fatti nuovi che dobbiamo sottolineare. Uno è che questo governo sa lavorare, per cui ha lavorato molto, ad esempio, col governo tunisino, rispettando anche ovviamente le prerogative e le sensibilità del governo tunisino. Però, dati i grandi rapporti di amicizia e di collaborazione, abbiamo rinforzato il piano dei rimpatri. Quindi ci sarà una sorpresa di
un piano di rimpatri molto più efficace ed efficiente e confidiamo di partire molto presto per intensificare i rimpatri. Secondo aspetto è che la Presidente von der Leyen ha anticipato che già da domani formulerà una proposta per superare il patto di Dublino. L'Italia l'ha sempre richiesto questo, ha sempre lavorato in questa direzione con consessi europei perché, ritornando alla gestione del fenomeno migratorio, solo una gestione realmente europea e multilivello, quindi abbracciando la dimensione esterna, interna, rafforzando la partnership con i paesi di origine, di transito, dove passano i migranti, solo così e ovviamente rafforzando i rimpatri su meccanismi europei, la redistribuzione su base europea, solo così noi possiamo efficacemente, senza slogan, gli slogan non ci portano da nessuna parte, senza slogan ma con una politica efficace possiamo affrontare questo problema. Lei poi mi ha chiesto anche... Per quanto riguarda il MES, guardi, il problema del MES è l'ennesima domanda, ho risposto tantissime volte, potrei riproporre le risposte. La realtà è che il MES va affrontato, non è questione di MES, le risorse finanziarie è un problema successivo. Prima bisogna elaborare un piano, e sicuramente nel Recovery Fund ci sarà un piano per quanto riguarda gli investimenti nella sanità, per rinforzare il sistema, la resilienza del nostro sistema sanitario, rinforzare la telemedicina, la medicina di prossimità, quella di territorio. Dopodiché andremo a vedere quanto costa questo piano, andremo a vedere, a porci il problema dei finanziamenti. Quindi il MES, dire sì MES, sì no MES, adesso è una questione pregiudiziale su cui, sapete, non mi pronuncio. Se e quando si porrà un problema di reperire altri finanziamenti rispetto al quadro di finanza pubblica, ci porremo il problema e lo risolveremo, come ho detto, in Parlamento in piena trasparenza. Ma guardate, anch'io ho fretta per quanto riguarda gli investimenti e il rafforzamento della sanità. Su questo avremo piena sintonia. A proposito dei decreti di sicurezza, nell'uno in particolare che porta la sua firma, c'è stata anche una dilatazione dei tempi per ottenere la cittadinanza. Oggi c'è un caso che ha indignato l'opinione pubblica, è quello di un calciatore che ha passato un esame per ottenere la cittadinanza in mezz'ora. Al di là di questo, una vicenda di cui si occuperà la magistratura, ma lei non crede che di fronte anche a questo episodio bisogna dare delle risposte a persone che anni per ottenere la cittadinanza e ci sarà anche questa nella modifica dei decreti di sicurezza? Guardi, chiaramente quando si fa una modifica normativa e si elabora un più articolato progetto di riforma della sicurezza, si terrà conto anche di tutti gli aspetti, ma non possiamo, questo lo dico proprio come metodo di lavoro, non possiamo rincorrere la reazione emotiva suggerita dal singolo caso. Lì, come ha detto lei, adesso non conosco i dettagli. Non... Guardi, l'ha detto lei, ci sarà un'inchiesta della magistratura, adesso io non entro nello specifico, ci saranno le verifiche, eccetera. Non è, ripeto, sul singolo caso. Noi abbiamo le idee chiare, concrete, abbiamo iniziato a lavorare alla modifica dei decreti sicurezza già da un po' di tempo prima dell'estate e adesso ovviamente... è il momento per, passato anche questo passaggio, le forze di governo, i ministri, possiamo assolutamente adesso riprendere il discorso e lo porteremo subito a compimento. Conferma la sua squadra di governo, ci saranno dei piccoli ritocchi? Ma guardi, io sono contento della mia squadra di governo, sono soddisfatto perché è una squadra coesa, è una squadra dove tutti i ministri, tra l'altro in una condizione emergenziale che ci ha sfidato tutti, nessuno era preparato per affrontare una pandemia, nessuno si aspettava una pandemia del genere, tutti i ministri hanno sin qui lavorato con grande impegno, io sono soddisfatto quindi della coesione, dell'impegno dei ministri. Non è stato dal PD, non mi sembra che il PD, adesso leggevo anche le agenzie di dichiarazione di Zingaretti, non pone il PD il tema del rimpasto, ma pone un problema ovviamente di rilancio dell'azione anche alla luce della grande sfida che ci aspetta sul Recovery Fund. Su questo ci ritroviamo assolutamente e io non avverto assolutamente l'esigenza di un rimpasto. La nuova sconfitta dei 5 Stelle la preoccupa in chiave di operatività del governo e capacità di decisione?
gli amici dei 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle, è un po' che lavoriamo insieme e conoscendoli un poco non credo che si aspettassero sulle competizioni regionali dei grandi risultati, anche perché storicamente non li hanno mai avuti dei brillanti risultati nella competizione regionale. Però direi che adesso peraltro sono in una fase in cui hanno preannunciato gli stati generali, quindi questo processo di transizione sicuramente continuerà ad evolversi sino al naturale svolgimento, che è quello di un momento di approfondita riflessione per rilanciare anche l'azione dell'intera forza politica. Però hanno anche motivo di che consolarsi, perché sono stati i promotori della consultazione referendaria. Questa larga pronuncia a favore del sì direi che è una buona consolazione per chi ha fatto di questa battaglia, diciamo, anche un tratto distintivo. Quello che vorrei aggiungere, e questo vale sia per le competizioni, la consultazione elettorale, che per le competizioni regionali, dobbiamo dire che la comunità nazionale ancora una volta ha risposto in modo incredibile. Di fronte a un'emergenza sanitaria che poteva anche dissuadere qualcuno dall'uscire di casa, andare ai seggi, quindi non solo noi abbiamo fatto un grande sforzo per assicurare il regolare svolgimento, e sapete che ci sono state delle criticità che abbiamo però affrontato molto bene, ma i cittadini hanno risposto addirittura con dei quorum che hanno superato quelli di riferimento delle precedenti competizioni elettorali e anche in termini assoluti se guardiamo alle consultazioni referendarie. Quindi ancora una volta siamo un grande paese, ce lo possiamo dire. Grazie. L'ultima domanda, Salvini, mentre proprio lei entrava qui, ha detto che si aspetta una sua chiamata, una telefonata, per condividere ovviamente una responsabilità sul recovery plan, insomma. Cioè, il telefono è libero. Assolutamente, ci saranno grandi occasioni di confrontarsi con tutti gli esponenti dell'opposizione. Grazie. Questa conferenza di rappresentanza femminile del governo, anche con la competizione regionale, questa carenza di rappresentanza femminile, beh, a parte che il governo su questo è molto sensibile e sapete che siamo intervenuti addirittura anche in Puglia per la legge elettorale pugliese per dare uno scossone, e laddove poi non c'è stata una reazione siamo addirittura intervenuti ab imperio con una norma ad hoc per cercare di contribuire all'empowerment femminile. Però mi spinge, mi convince sempre più che bisogna fare qualcosa di ancora più importante. Quindi l'empowerment femminile sarà al centro del G20 che, come sapete, l'Italia organizzerà l'anno prossimo, e a me spetterà l'onore della presidenza e all'intero governo. Grazie. Ma gli strutture può rientrare nella fase nuova del governo oppure sono altri tempi? Ci rifletteremo. Non è scritto. Grazie.